Super Bowl highlight. This is how it all went down. The Giants, NFC champion, the AFC champion, pit the New England Patriots. A rematch of Super Bowl 42 and the Gronk. 2012, Super Bowl 150, 200 milioni di americani incollati alla TV, Giants contro Patriots. Questo per la cronaca, nell'intervallo di quella partita accade però qualcosa di straordinario. È uno spot, costa 3 milioni e mezzo di dollari. Cosa racconta? Ve lo diremo però alla fine. Adesso cominciamo a raccontare il numero uno di questa puntata partendo da una università, la D'Annunzio a Pescara. Qui ho l'appuntamento con chi mi aiuterà a raccontare un po' di Sergio Marchion. Partendo dal Canada, Ontario, contea di York, Vaughan. Qui al Mausoleo degli Angeli, Big World Cemetery di Vaughan, sono le ceneri di Sergio Marchionne. Sono dietro questa lastra di marmo bianco venato di nero, sopra c'è il padre Concezio, accanto la sorella Luciana, vicino la mamma Maria, la proverbiale riservatezza di uno dei manager più popolari del mondo traspare anche dopo la morte dalla scelta di riservarsi un angolo nascosto in un cimitero grande da perdercisi dentro, dove il suo nome si leggerà a malapena. Anche quello della sorella Luciana è coperto dalla scritta Marchionne Family, che campeggia a caratteri dorati su un cancellino posto proprio davanti al suo loculo e a quello del fratello. Il camposanto si trova a una ventina di chilometri da Toronto, nel comune di Vaughan, dove si erano trasferiti quegli italiani che volevano coronare il sogno della casetta in Canada. La famiglia Marchionne lo aveva fatto da Chieti. This afternoon, with the death of a legend in the automotive world, Sergio Marchionne is being remembered today for his skill, determination, and creativity in saving Chrysler and Fiat from almost certain financial disaster. Media reports from Italy indicate the company's leader had surgery for cancer in his shoulder. Marchionne developed a blood clot and then developed a stroke which sent him into a coma. Secondo me due svolte che caratterizzano l'attività di Sergio Marchionne. La prima quando dopo un lungo periodo di discussione e di trattative riesce a portare al gruppo Fiat 2 miliardi a seguito di un accordo con la General Motors e con questi 2 miliardi ridurre l'indebitamento da una parte e cominciare a riorganizzare e a ristrutturare l'azienda. E il secondo, l'accordo con le più grandi banche italiane affinché si potesse trasformare il debito in titoli azionari Fiat sulla base di un progetto di risanamento e di ristrutturazione. La cosa, diciamo così, più significativa che emerge in questo periodo è il decisionismo di Sergio Marchionne, nel senso che trova un'azienda ricca, sovradimensionata a livello dirigenziale, con tutta una serie di incarichi gerarchici che Marchionne riduce soltanto in tre. E questo è molto importante, cioè va a parlare con gli operai. Visita i vari stabilimenti al fine di convincere dell'esigenza di riorganizzare e di avere nuovi modelli per poter competere a livello internazionale. E questo è molto importante perché prefigura già attraverso queste azioni la possibilità che il gruppo Fiat possa diventare un gruppo a livello internazionale. E il primo grande successo si ha appunto con la 9500. Guarda un po' questo giardino.
The next wave of Italians has come to America, and they've come to party. The Italian design Fiat 500. Che in un certo senso è quella che dà la svolta all'attività di Marchionne e della Fiat, che consente insieme ad altri modelli di avere poi risultati inutili. E questo è, diciamo, con riferimento a questa prima fase dell'attività. Poi ce n'è un'altra, direi quella più significativa, che dà la svolta definitiva al gruppo, che riguarda il contatto con la Chrysler. Sergio Marchionne. The CEO of Fiat had already rescued that company from financial ruin, and in Chrysler, Marchionne saw at least one similarity. Both companies had been through hell. I remember when I came here in 2009. There's nothing worse for a leader than to see fear. E quindi la Fiat che diventa gruppo internazionale, e prima acquisendo il 20%, poi il 46%, poi il 53% e infine l'intero gruppo. E a questo proposito basta ricordare le dichiarazioni di Obama. And today, after consulting with my auto task force, I can report that the necessary steps have che saluta questo accordo, anche perché nell'arco di questo accordo, all'interno di questo accordo, vi era l'iniziativa di portare a termine produzioni legate al verde. E qui è un'altra intuizione di Marchionne che poi non si è espressa a seguito della sua morte. Quindi io penso che ci troviamo di fronte a questo grande manager che interrompa anche alcuni circuiti relazionali esistenti nel nostro paese. Si pensa per esempio alla chiusura dello stabilimento di Termini Imerese perché è considerato obsoleto, si pensi anche all'accordo Pomigliano d'Arco per la destinazione della Panda, dove appunto rompe con i sindacati riguardo a questo nuovo impegno. Quindi relazioni diverse di un uomo che si era formato non all'interno del potere della politica, ma si era formato solo e soltanto all'interno, diciamo così, di un processo basato sul merito, sulla conoscenza dei mercati, sulla decisione da intraprendere e soprattutto sulla capacità di interpretare le nuove tendenze del mercato. Reaction to news of Marchionne's death continues to pour in. Governor Rick Snyder says he will. Credo che Sergio Marchionne possa essere considerato uno dei più grandi manager a livello mondiale per la sua attività, soprattutto per il risanamento di alcuni gruppi che hanno poi portato al successo e hanno consentito il raggiungimento di risultati aziendali lusinghieri. Sergio Marchionne aveva dei valori fondamentali che hanno accompagnato la sua attività, quello della dedizione al servizio, l'onestà, frutto questi valori dalla famiglia in cui era cresciuto. Nel 2004, appunto, come è noto, diventa amministratore delegato della Fiat. E qui trova, ecco, la grande figura di Marchionne. Qui trova un gruppo fortemente indebitato, e trovo un gruppo, circa 2 milioni al giorno perdeva il gruppo Fiat. Nel 2004, vi dico una cosa, io perdevo 5 milioni al giorno. Sono arrivato il 4 giugno del 2000, il primo giugno e il 4 giugno, mi ricordo. Poi da quel momento là sono diventati giorni uno dopo l'altro. Io stavo girando per il mondo, il mese di luglio rivengo lì su in Italia, vado in ufficio ad agosto, non c'era nessuno. No? 5 milioni al giorno, eh? E detto, la gente dove? Già, sono in ferie. E detto, ma in ferie da cosa? Cioè. Mi sono trovato con un altro che me l'ho portato dietro, un finanziario che ha vissuto con me per 20 anni. Stavo in ufficio, ma non c'era una persona. 5 milioni al giorno. Con un'azienda che fondamentalmente era una multinazionale, dove in Brasile se ne fregano di agosto. In America agosto si lavora. La Fiat chiudeva.
Quindi anche questo atteggiamento estremamente provinciale, di dire noi siamo la Fiat e come tale stabiliamo quando il mondo va in ferie, è una pirrata, no? E trova anche un gruppo impegnato in attività più disparate, con partecipazioni nel settore alberghiero, nella distribuzione, nelle assicurazioni, oltre che nell'auto. E il primo impegno di Marchionne fu proprio questo, separare l'auto dalle altre attività, cedendo anche alcune partecipazioni strategiche come quelle presso Mediobanca. E allora parte da questo grande presupposto, a mio avviso, e cioè quella di interpretare in maniera flessibile il mercato, captando quella che era in quel periodo il messaggio fondamentale che veniva fuori, cioè ci trovavamo di fronte a un processo di globalizzazione e a suo avviso la grande possibilità per un gruppo automobilistico era quello di avere un volume di circa 6 milioni di auto come produzione per abbattere le economie, le diseconomie e diventare un gruppo diciamo così, in grado di andare in utile. Ed è quello che realizza con la Fiat. Il mondo se ne frega. Se ne frega che siamo belli, se ne fregano del tempo che abbiamo belle macchine, che se ne fregano del fatto che siamo capaci di cantare. Sono tutte cose che a livello internazionale non contano niente. Io ogni volta che vado in giro con gli americani mi parlano e dice we just love Italy. No? Dice we love to come there, we love to come there on vacation. Yeah, well, would you invest in the country? Oh no, that we won't do. Nel discorso con la Opel mi sono incontrato con il capo della IG Metall, che un certo tizio che si chiamava Franz, che odiava la Fiat per ragioni storiche, ai tempi dell'alleanza con la General Motors. Me lo ricordo, lo incontrai a Berlino, entrò nell'ufficio, primi 5 minuti mi spiegò in dettaglio che lui era un grandissimo fan dell'Italia, che si era comprato un rustico nelle Marche, che ci andava ogni anno con la famiglia d'estate. Io ascoltavo, incoraggiato da questo tipo di apertura verso il paese, verso gli italiani, e per la prossima ora, dopo che abbiamo discusso il rustico, mi ha fatto un tombino dicendo che noi eravamo la gente più incompetente, più inaffidabile, ma fate tutte le... Ma guardi, sono uscito da quella riunione completamente distrutto, con un'opinione così negativa del paese che ero scelto. Dobbiamo rompere... Dobbiamo smettere di vergognarci di essere italiani. E l'unico modo per farlo, questo, è per diventare credibili e affidabili a quel livello là. Il fatto che noi qui dentro pensiamo di essere veramente intelligenti non vale un caracco. Andiamoci a misurarci di fuori, andiamo a concorrere, andiamo a competere, ci mettiamo sullo stesso tipo di tappeto dove stanno gli altri. E poi vediamo un po' se siamo capaci o meno. Questo, se c'è un messaggio che bisogna portare a casa continuamente, è il fatto che la nostra importanza come business, come eccetera, viene misurata a livello globale e non a livello nazionale. Confrontarsi con il mondo, per esempio, così. Fiat 500 isn't alone anymore. It's part of a big Italian family. Is there such a thing as reincarnation? Can something practical be redesigned into something fashionable? Or style be reawakened as sustainable? Can ethics be resurrected into aesthetics? Can combustion be born again as electric?
you believe in reincarnation? Sorry, dude. All we got's blueberries. These are blueberries. I very clearly asked for raspberries. Do these look like raspberries? Have a few more drinks so you can call me. Wait, it's the Italians. The Italians are coming! The five passenger Fiat 500L. The revolution just got bigger. This is going to be so much better than the tea party. Si lascia un'eredità, si lascia anche qualcosa di problematico certe volte. C'è qualcosa che, pur essendo corrispondendo alla modernità dei tempi, crea dei problemi nell'ascito di Marchionne? Ma io credo che attraverso questo processo che porta la Fiat ad essere un gruppo internazionale dopo la fusione con la Chrysler, ci sono alcuni elementi che andrebbero in un certo senso presi in considerazione. E il primo riguarda il fatto che alcune sedi, quella fiscale e quella legale, si spostano, vanno via dal territorio nazionale, dall'Italia, e si spostano verso il Regno Unito e l'Olanda. Questo all'epoca fu ampiamente criticato, però dall'altro lato c'è da dire che l'obiettivo di Sergio Marchionne era quello di rendere, di individuare diciamo, la localizzazione più competitiva, no? Al di là dell'aspetto fiscale, delle tasse meno robuste in questi paesi anziché in Italia, fortemente penalizzanti in Italia. Quindi la ricerca di vie competitive, diciamo, possiamo dire, giustificare questo comportamento attraverso questa logica che Sergio Marchionne intendeva introdurre all'interno del gruppo, quindi una via internazionale, una via competitiva, una via per far uscire inizialmente la Fiat dal fallimento e successivamente per consolidarla sui mercati. Marchionne vuole stare, se non andare dall'Italia, Marchionne dice che se ne va dall'Italia sta meglio, perché perlomeno non perde. Tutte cose fattualmente vere, no? Cioè, proprio imperitica, sono cose vere, perdo soldi, l'Italia l'anno scorso ci è costato 500 milioni di euro in un sistema che ha generato più di 3 miliardi di utili operativi per mantenere il sistema Italia. Tutto questo fatto in cambio per un impegno nostro con le parti sociali per ricreare un futuro diverso. Quel futuro là è il risultato di un'analisi che facciamo noi quotidianamente nelle nostre esperienze globali nel mondo. Il mondo lo conosciamo. Lo conosciamo perché lo giriamo. Lo giriamo continuamente, abbiamo attività dappertutto, cioè abbiamo attività in più di 190 paesi in tutto il mondo. Quando uno ti porta questo tipo di esperienza, lo mette a disposizione del paese e tu vieni criticato perché sei anti-italiano. È il momento che tu ti domandi, ma scusa, perché lo sto facendo questo, no? Cioè la panda al Pomignano non è una scelta intelligente, Mi costa quasi 1.000 euro di più di quanto mi costava in Polonia. L'abbiamo fatto perché riconosciamo l'importanza di avere una rete produttiva in questo paese che sia capace di competere con altri stabilimenti
altre realtà produttive del paese. E vediamo le 10 auto più importanti dell'era Marchionne. Fiat Grande Punto 2005 è il primo pilastro della Fiat di Marchionne. Il suo compito è di fare cassa, visto che la Fiat era tecnicamente fallita, come disse lo stesso Marchionne. Missione riuscita. Fiat 500 2007. La nuova Fiat 500 arriva esattamente mezzo secolo dopo l'uscita dell'originale e per la Fiat è un successo senza precedenti che dura tuttora. Una storia di successo industriale e di marketing che nessuno si aspettava e che è difficile spiegare anche adesso. Abarth Grande Punto 2007. Dopo oltre 20 anni di oblio, lo Scorpione torna a pungere, non più sotto forma di allestimento di versione specifica, ma addirittura come brand separato. Un'operazione in cui Fiat è stata pioniera e che negli anni successivi ha trovato diversi imitatori. Dodge Dart 2012. Se ve la siete scordata, non vi preoccupate, perché la Dodge Dart non è stata proprio un successo, anzi, però è la prima auto prodotta dalla Chrysler dopo l'ingresso nel gruppo Fiat. È un'Alfa Romeo ridisegnata per gli States, ma permette a Marchionne di onorare gli accordi col presidente Obama che prevedevano un nuovo modello compatto ed ecologico. Fiat Panda 2012. La terza serie della Panda è un modello fondamentale e la protagonista del rilancio dello stabilimento di Pomigliano d'Arco. Alfa Romeo 4C 2013. È l'Alfa Romeo del ritorno alla trazione posteriore e quella del ritorno negli Stati Uniti. Bella da far girare la testa. Una supercar in miniatura con monoscocca in carbonio come non se ne vedevano da tempo e venduta a un prezzo affrontabile anche senza essere degli sheik. Jeep Renegade 2014. E assieme alla cugina 500X, una delle grandi vittorie di Marchionne, che riesce così a rilanciare lo stabilimento di Melfi e a portare per la prima volta nella storia la produzione di una Jeep fuori dai confini americani. Ferrari 488 GTB 2015. Profonda evoluzione della 488 Italia a uno dei motori più clamorosi della storia moderna. Colleziona record di vendite e diventa il riferimento per ogni costruttore di supercar. Alfa Romeo Giulia 2015 è la prima auto di grande serie che riporta il cuore sportivo al centro del progetto Alfa Romeo. Insieme alla trazione posteriore, il suo arrivo scatena comportamenti mai visti, come il corteo di alfisti che si presenta fuori dai cancelli il giorno in cui l'auto viene presentata alla stampa. Maserati Levante 2015. La Levante è la prima SUV nella storia della Maserati e il suo arrivo è una manna dal cielo per le vendite del Tridente. La sua produzione permette di ridurre drasticamente la cassa integrazione nello storico stabilimento di Mirafiori. The 2011 season in Super Bowl 46 is now up in the air as Brady flings it in. Sì. Ma cosa è successo nell'intervallo del Super Bowl del 2012? Ricordate l'inizio? È successo che è andato in onda questo spot, 2 minuti. Protagonista Clint Eastwood, in America non proprio un democratico. Obama correva per il secondo mandato e viene fuori questa cosa, un grazie a chi ha salvato la Chrysler, di nome Serge, e al suo sodale Obama. Quasi incredibile. It's halftime. Both teams are in their locker room discussing what they can do to win this game in the second half. It's halftime in America, too. People are out of work and they're hurting. And they're all wondering what they're going to do to make a comeback. And we're all scared because this isn't a game. The people of Detroit know a little something about this. They almost lost everything. But we all pulled together. Now Motor City is fighting again. I've seen a lot of tough eras, a lot of downturns in my life, times when we didn't understand each other. It seems that we've lost our heart at times,
The fog of division, discord, and blame made it hard to see what lies ahead. But after those trials, we all rallied around what was right and acted as one. Because that's what we do. We find a way through tough times, and if we can't find a way, then we'll make one. All that matters now is what's ahead. How do we come from behind? How do we come together? And how do we win? Detroit's showing us it can be done. And what's true about them is true about all of us. This country can't be knocked out with one punch. We get right back up again, and when we do, the world's gonna hear the roar of our engines. Yeah, it's halftime, America. And our second half's about to begin. Sei stata una persona con cui confrontarmi e di cui fidarmi, soprattutto un amico. Sergio ha insegnato a tutti noi a pensare diversamente, ad avere il coraggio di cambiare e di fare, a non aver paura. Caro amico, vai in pace. Ragazzo mio, un giorno sentirai dire dalla gente che al mondo stanno bene solo quelli che passano la vita a non far niente. Ah, tu non credere, non essere anche tu una chiappa nuvole che sogna di arrivare. Non devi credere, non invidiare chi vive lottando invano col mondo di domani. Non devi credere, non invidiare dando in vano col mondo di domani.